Ed è iniziata la Quaresima, tempo di grazia e di conversione. Questa mattina abbiamo il piacere di avere nei nostri studi Monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio, che tutti i nostri amici telespettatori seguono la mattina nella celebrazione, durante la celebrazione delle 7:30. Buongiorno, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Allora, come sta? Come vedi? Bene. Bene. Allora, Monsignor D'Ambrosio, ascoltiamo adesso uno stralcio della celebrazione presieduta dal Pontefice nella giornata di ieri, quindi mercoledì delle Ceneri, in apertura di Quaresima, e poi torneremo insieme anche per fare un po', aprire una pagina su questo tempo forte. Le ceneri poste sul nostro capo ci invitano a riscoprire il segreto della vita. Ci dicono: fino a quando continuerai a indossare un'armatura che copre il cuore? Fino a quando a camuflarti con la maschera delle apparenze, a esibire una luce artificiale per mostrarti invincibili, resterai vuoto e ario. Quando invece avrai il coraggio di chinare il capo per guardarti dentro, allora potrai scoprire la presenza di un Dio che ti ama e ti ama da sempre. Finalmente si frantumeranno le corazze che tu ti sei costruito e potrai sentirti amato di un amore eterno. Sorella, fratello, io, tu, ognuno di noi siamo amati di amore eterno. Siamo cenere su cui Dio ha soffiato il suo alito di vita. Siamo terra che Egli ha plasmato con le sue mani. Siamo polveri da cui risorgeremo per una vita senza fine preparata da sempre per noi. E se nelle cenere che siamo arde il fuoco dell'amore di Dio, allora scopriamo che di questo amore siamo impastati e che all'amore siamo chiamati, amare i fratelli che abbiamo accanto, essere attenti agli altri, vivere la compassione, esercitare misericordia, condividere ciò che siamo e ciò che abbiamo con chi è nel bisogno. Ascoltiamo allora in questa Quaresima la voce del Signore, che non si stanca di ripeterci: entra nel segreto. Entra nel segreto, ritorna al cuore. È un invito salutare per noi che spesso viviamo in superficie, che ci agitiamo per essere notati, che abbiamo sempre bisogno di essere ammirati e apprezzati. Senza accorgercene, ci ritroviamo a non avere più un luogo segreto in cui fermarci e custodire noi stessi, immersi in un mondo in cui tutto, anche le emozioni e i sentimenti più intimi, deve diventare social. Ma come può essere sociale ciò che non sgorga dal cuore? Persino le esperienze più tragiche e dolorose rischiano di non aver luogo segreto che le custodisca. Tutto deve essere esposto, ostentato, dato in pasto alla chiacchiera del momento. Ed ecco che il Signore ci dice: entra nel segreto, ritorna al centro di te stesso, proprio lì dove albergano anche tante paure, sensi di colpa e peccati. Lì il Signore è disceso per sanarti e purificarti. Entriamo nella nostra camera interiore, lì abita il Signore, la nostra fragilità è accolta e siamo amati senza condizioni. Beh, non so quanto ci sia da commentare delle parole di Papa Francesco, che davvero ieri ci ha restituito un senso da dare alla nostra Quaresima. Eccellenza, entriamo nel segreto, che poi è anche l'invito del Vangelo che ieri abbiamo ascoltato. Vieni nel deserto e parlerò al tuo cuore, ci dice Osea, lo cita il Papa anche nel messaggio per la Quaresima.
E io vi posso dire per esperienza, proprio perché ho vissuto un mese e mezzo nel deserto, è il luogo in cui tutto tace e finalmente ascolti Dio che ti parla. Non c'è nessun ostacolo, scende giù perché tu non hai, sei nudo, non hai niente da cui difenderti, c'è la parola che ti accoglie, che ti chiama. E questo è il tempo di grazia che deve creare questi spazi di silenzio assoluto, questa capacità di mettere a tacere tutte le voci, tutti i problemi e convertirti. Perché siamo peccatori, lo siamo ancora, lo saremo sempre. Però la Quaresima è il tempo in cui abbiamo la possibilità di riprendere un cammino, di snudarci di tutte le sovrapposizioni che abbiamo messo, di tutte le nostre difese e poi accogliere una parola che ti dice: convertiti e credi al Vangelo, come ci è stato detto ieri sera ricevendo le ceneri. Affinché concreta sia anche la nostra Quaresima, scrive il Pontefice nel messaggio, il primo passo è voler vedere la realtà. Anche oggi il grido di tanti fratelli e sorelle oppressi arriva al cielo. E chiediamoci, si chiede il Pontefice, arriva anche a noi questo grido? Quindi ecco, come ha detto nelle parole anche dell'omelia ieri, il Pontefice, la cura dei fratelli che necessitano il nostro aiuto e la nostra preghiera. Sì, le tre opere di misericordia che nella Quaresima ci sono state indicate da Gesù, il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ieri, dal Vangelo di Matteo, preghiera, elemosina, digiuno. Elemosina, che cos'è l'elemosina? Noi siamo abituati a questo termine, l'elemosina è dare qualche spicciolo. No, l'elemosina dal concetto, dall'originale greco, è qualcosa che ti scuote dal di dentro. Per cui non puoi ritenerti tranquillo e sicuro. L'elemosina non è lo spicciolo, l'elemosina è la misericordia. Il cuore verso i miseri, come ci dice la parola misericordia. Il cuore aperto alle nudità di tanti, alle quali costringiamo tanti. Non è l'offerta. Io ieri sera, nell'omelia che ho fatto nella chiesa di Sant'Onofrio, ho detto, ma forse dobbiamo riscoprire, le ho chiamate così. Ieri Papa, stazione quaresimale a Santa Sabina. I pontefici, prima ci sono le chiese stazionali, andavano i pontefici per la celebrazione, seguiti da tutta la famiglia pontificia, come è successo ieri. Io dico, quali sono le stazioni quaresimali che siamo chiamati a fare? Belli miei, è la misericordia, incominciamo, esci da casa tua, va a trovare un misero, va a trovare un ammalato. Non ti basta quello che lungo Viale Cappuccini ti sta sempre a chiedere elemosina, no, non è quello. Va a condividere una sofferenza, va a liberare da una solitudine, da un'esclusione a cui molte volte li condanniamo. Sono le persone sole, non hanno nessuno. Ecco, io ho detto ieri, facciamo queste stazioni quaresimali e guadagneremo punti pesanti per il paradiso. Ma la domanda che io mi faccio è: lo dobbiamo fare una volta all'anno oppure è un cammino che ci deve interessare 366 giorni all'anno, visto che quest'anno è bisestile? Sì, 366. Tant'è che io dico, se non ce l'hai, procuratela. La tessera per il paradiso. E su questa tessera devi aggiungere dei punti. E i punti pesanti quali sono? Ero ammalato, sei venuto a trovarmi, ero povero, mi hai vestito, abbandonato, sei venuto a cercarmi, avevo fame, mi ha dato da mangiare. Questi sono punti pesanti per la tessera del paradiso. Quando andremo lì, certo, ci presenteremo con la miseria dei nostri peccati, di sicuro, ma quando siamo alla porta del paradiso, quelli sono stati già perdonati. Però dall'altra mano portiamo queste opere di misericordia, portiamo la capacità con cui giorno per giorno ci siamo accorti degli altri. Non siamo vissuti nel nostro solipsismo, no, no, abbiamo cercato altrove quelli che non avevano nessuno. Questa è la Quaresima, dunque allora non è 40 giorni, ma è 365 e È poi una vita. moltiplichi per gli anni, pensi quanti ne ho io.
Mi piace questa espressione che lei ha usato perché è molto concreto, no? La tessera per il paradiso, i punti pesanti, come appunto una tessera, la tessera del supermercato o altri tipi di tessere che ci sono oggi. Quindi mi è piaciuta molto questa espressione, penso che torneremo a utilizzarla. La Quaresima, questo periodo appunto di conversione, di grazia e di fede e di cambiamento, in qualche modo ha già risposto alla domanda che avrei voluto farle adesso, quindi come viverla appieno, quindi con le opere di misericordia. Certo, ma non solo. Perché ci ha detto ieri che sono tre i gesti della Quaresima. Elemosina, preghiera e digiuno. Sono tre. Digiuno da che cosa? Il digiuno dal peccato, cioè il peccato non deve avere più posto. C'è la conversione, c'è un cambio di mentalità. Ma tutto questo è un cammino che non si fa da soli, è tutta la comunità che si è immessa in questo gesto di conversione, di cambiamento di mente, di pensiero, fare in modo che la preghiera sia veramente il sostegno, non quella che ti vedono. Entra nella tua stanza nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Cercare lo spazio di questo dialogo tra me e Lui, dialogo silenzioso in cui... anche scegliere magari a volte dei luoghi, dei posti, delle situazioni in cui non sei distratto. E avverti, ecco, la preghiera nel deserto, è una preghiera nuda. C'è niente, ma c'è Lui. Distrazione, a volte, appunto, stavo riflettendo sulle sue parole, a volte anche partecipare alla Santa Messa diventa un po' difficile, anche perché ormai siamo distratti da mille cose, anche solo avere lo smartphone in mano ci distrae, quindi andare a messa, ci guardiamo e ci distraiamo e ci giriamo il banco di dietro e chi è entrato e chi è uscito, facciamo veramente fatica a concentrarci, a ritagliarci quel tempo da dedicare al Signore. È vero. Però è anche vero che quello è un modo di pregare, è l'assemblea che prega, ecco. È la comunità che prega, ma non ti può bastare. Poi quello che lì magari ti è stato annunziato, quello che la parola di Dio ti ha detto, poi portala a casa tua. Poi fermati, che cosa è successo questa mattina? Che cosa mi ha detto? Io che risposta posso dare? Che risposta sto dando? È una fatica, certo, però è bello, è tutta una comunità che sente il bisogno di rivolgersi con una sola voce al Padre. E lui poi lui entra nei segreti nostri, cioè le sue strade, non le conosciamo, ma lui entra dovunque. Però vivere alla presenza di Dio, cioè non lasciarci distrarre troppo dal chiasso esteriore. È chiaro che siamo distratti. Siamo distratti dal cellulare che suona anche durante la celebrazione. Certo. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, facciamo qualche istante di pausa e poi ritorniamo insieme per parlare dei temi forti, del tempo forte della Quaresima con Monsignor D'Ambrosio. Restate con noi. Continuiamo la nostra diretta, dunque stiamo parlando di alcuni temi importanti che ci porteranno fino alla Pasqua e che ci terranno compagnia in questo tempo forte della Quaresima. Allora ci mettiamo adesso all'ascolto, dopo Papa Francesco, di un altro Francesco che è il ministro provinciale dei frati minori cappuccini di Sant'Angelo e Padre Pio, Fra Francesco Di Leo, che ieri sera ha presieduto la celebrazione eucaristica nel mercoledì delle ceneri. Ascoltiamo un breve passaggio della sua riflessione. Fratelli e sorelle, il cammino penitenziale in questo tempo non è altro che un cammino di liberazione. Liberazione da tutto ciò che ci fa male, da tutto ciò che ci allontana da Dio e non ci permette di compiere questo cammino di ritorno a Lui. Abbiamo bisogno di mettere un po' di ordine nella nostra vita, rivedere la scala dei valori, per capire quale posto occupa il Signore nella mia vita, quanto sono coerente con il credo che professo. Abbiamo bisogno probabilmente di identificare bene quali siano ancora le resistenze che mi impediscono di camminare con fiducia piena sulla strada degli insegnamenti evangelici. Quell'invito a lacerarci il cuore allora, e non semplicemente le vesti, è proprio una forte spinta a liberare il cuore dal catrame dell'insolenza e dell'ipocrisia, della superbia
e dell'ignavia spirituale, dalla fuligine di un edonismo malsano e cinico, per farlo diventare nuovamente un cuore di carne, palpitante d'amore, sempre più capace di discernere la volontà di Dio, il bene dal male, sempre più capace di indurre a gesti di misericordia e di perdono, a gesti di giustizia e di pace. Ecco allora, fratelli e sorelle, che l'atto simbolico dell'imposizione delle ceneri fra poco evidenzierà, per certi versi, il segno rituale della consacrazione di questo tempo di grazia, o ancora meglio, il segno che ci consacra nell'impegno penitenziale. Le ceneri, da una parte, ci ricordano la nostra caducità, dall'altra, se non smettiamo di guardare all'orizzonte, rappresenta la possibilità di rinascere a nuova vita. Affidiamo allora, carissimi fratelli e sorelle, questo nostro cammino penitenziale all'intercessione di San Pio da Pietrelcina, perché ci ottenga la grazia della santa perseveranza, il dono di una vera conversione per procedere con fede retta e con lieta speranza lungo la strada del ritorno al Signore Dio nostro. E allora abbiamo un modello, eccellenza, e Padre Pio da questo punto di vista, alla luce anche di tutto quello che ci siamo detti finora. Certo, perché in lui troviamo le tre dimensioni della Quaresima, le troviamo realizzate in pieno. Partiamo dalla preghiera. Sappiamo cos'era la preghiera per Padre Pio, era l'immersione nell'immensità del Dio che poi gli ha lasciato anche i segni. Pensiamo all'elemosina. L'elemosina non solo la casa sollievo, certo, ma i tanti che andavano da lui per essere guariti, per essere liberati. Il digiuno. Sappiamo a quante cose ha detto no, proprio per la scelta che Dio aveva fatto di lui, rappresentante stampato delle stigmate di nostro Signore Gesù Cristo, diceva San Paolo VI. Mm. Che bello, è un'immagine unica, direi. Ci fa vedere poi questo suo sentirsi peccatore. Non ricordo la parola esatta, qualcuno... A proposito, cosa dice Padre Pio quando si trova nella cella numero 5, quella cella dove per una notte era stato San Girolamo Emiliano, una notte ed è diventato santo. Io sono 25 anni che sono qui, sono ancora un povero peccatore. Se era lui un povero peccatore, chissà cosa siamo noi. Però noi abbiamo sempre la certezza unica che non siamo dei condannati, siamo dei condannati alla misericordia, siamo dei condannati alla vita nuova che ci viene data ogni volta che ne abbiamo bisogno, ogni volta che il peccato mi oscura arriva la luce del perdono e della misericordia. Ecco allora il tempo di Quaresima è proprio questo tempo di conversione, tempo di penitenza. Penitenza significa proprio ritrovare la strada verso Lui, è questo cambio. Perché le realtà che ci vengono dall'esterno ci tolgono dal desiderio di Dio, a volte ci fanno sentire ormai siamo noi in qualche modo i signori della storia, di tutto, ormai facciamo anche le copie nostre. Dio buono, dove andremo a finire, Signore? Ma quando ci fermeremo? Quando capiremo che c'è l'immagine di Dio, che è l'uomo in carne e ossa, che dobbiamo aiutare, sostenere, vivificare, restituendogli la dignità di figlio di Dio, di immagine di Dio. Il tempo della Quaresima è questo tempo qui, alla ricerca del vero volto di Dio stampato in ognuno di noi, attraverso questo itinerario, conversione, penitenza, 40 giorni. Il Signore continua a passare, che non passi in vano anche quest'anno la Quaresima, che a Pasqua veramente celebriamo la rinascita e la vittoria sul peccato e sulla nostra morte, quella materiale e quella del peccato.
Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, Eccellenza. Il Papa parla anche della Quaresima come tempo di decisioni comunitarie, di piccoli grandi scelte controcorrente, capaci di modificare la quotidianità delle persone e la vita di un quartiere, le abitudini negli acquisti, la cura del creato, l'inclusione, di cui appunto parlava anche lei prima, l'inclusione di chi non è visto e disprezzato, e quindi offrire ai propri fedeli momenti in cui ripensare anche agli stili di vita, oggi più che mai. Io credo che in qualche modo nelle comunità parrocchiali ormai è invalsa questa attenzione agli altri, agli ultimi, a quelli che sono emarginati, non hanno un posto, ma c'è anche questa cura della persona ammalata, questa cura dei solitari, stanarli dalla loro solitudine, ma come un impegno che la comunità nel programma quaresimale pone come momento autentico di elemosina, di misericordia, di attenzione, di capacità di far sentire chi non sente nessuno che è al centro del cuore di tanti. E potremmo chiudere con lo stesso invito di Papa Francesco che troviamo all'interno del messaggio. Nella misura in cui questa Quaresima sarà di conversione, allora l'umanità smarrita avvertirà un sussulto di creatività, il balenare di una nuova speranza. Siamo ormai in cammino verso il Giubileo del 2025, che è dedicato proprio alla speranza, pellegrini di speranza. E allora anche questa Quaresima, potremmo dire, acquista una nuova luce, una nuova fioritura, forse è il termine meno adatto per le condizioni in cui mi trovo io in questo momento, di allergia, però in ogni caso è davvero lo sbocciare di una nuova speranza, di una nuova primavera. E il Papa poi conclude questa citazione: ci vuole coraggio per pensare questo, è il coraggio di chi si fida non di se stesso, il coraggio di chi affida, confida e si consegna alla misericordia, all'immensità dell'amore di Dio, che viene riversata a piene mani. È questo augurio che accogliamo davvero con grande piacere, con grande affetto. Abbiamo un carico di responsabilità in più per questi 40 giorni. Saremo in grado di portarlo avanti? Non lo so, vedremo. Ci proviamo. Faremo un bilancio alla fine dei 40 giorni. Se facciamo quello che ci è stato indicato, certo che ce la facciamo, perché non siamo soli. Non è che il Signore ci dice questo è e te la vedi, no. Questo è il programma, ma io sono con te. La forza te la do io, però tu mettici il tuo impegno, la tua responsabilità, il tuo desiderio di cambiare. Bene, allora ci fermiamo per questa prima parte del nostro programma e ringraziamo davvero di cuore Monsignor Domenico D'Ambrosio, che ha voluto offrirci davvero uno spaccato diverso rispetto alla Quaresima a cui tutti siamo chiamati e la cui responsabilità davvero ci chiama come Chiesa, come comunità ecclesiale, verso il cammino, verso quella tessera del Paradiso che speriamo possa riempirsi davvero di punti buoni, diciamo così. Punti pesanti, ecco, per essere... Grazie. Grazie a voi, buona Quaresima, buon lavoro. Grazie, buon cammino. Che bello questa possibilità che viene data a tanti, no? Di condividere le ricchezze che il Signore sparge a piene mani in tutti noi, in ogni uomo, anche negli ultimi, perché ti aiutano a pensare che l'ultimo nel regno è primo. È vero, è così. Grazie di cuore. Andiamo in pubblicità.